Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La conduttrice di Pomeriggio 5 torna a parlare di politica, le parole sulla Premier in una lunga intervista concessa di recente. A ruota libera Mirta Merlino nella chiacchierata con il quotidiano Repubblica. La giornalista ha raccontato della sua recente esperienza in Mediaset, al timone di Pomeriggio 5. Dopo aver sostituito una delle beniamine del pubblico di Canale 5, Barbara D'Urso, non ha avuto modo di parlare molto di politica, come faceva d'altronde all'aria che tira sulla 7. Forse è per questo che le è scappato un commento sulla Premier Giorgia Meloni. Prima però la precisazione sulla collega, che nel frattempo è tornata alla recitazione, impegnata a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze. Nessun attrito tra loro, D'Urso era di famiglia io un'estranea venuta da una re di nicchia. Mi ha chiamato Pier Silvio Berlusconi, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l'abbia con me. Mirta Merlino su Giorgia Meloni, non l'ho mai vista così. Nell'intervista a fiume concessa ai microfoni di Repubblica, Mirta Merlino ha affrontato diversi argomenti. Dalla prima stagione a Mediaset, al rapporto con Barbara D'Urso e Pier Silvio Berlusconi, oltre che dell'andamento della sua personale edizione di Pomeriggio 5. Il grande trasloco è avvenuto in estate, l'amministratore delegato del Biscione ha puntato tutto su di lei, pare, per intavolare una rivoluzione anti-trash. Non ha avuto molte occasioni invece per occuparsi di politica in questi mesi, all'aria che tira sulla 7 la giornalista era riuscita a ritagliarsi uno spazio importante in tal senso. Sfogandosi un po', ha detto la sua anche sulla Premier Giorgia Meloni, sono stata al concerto al Senato. Non l'ho mai vista così magra. Un ruolo difficile quello di prima donna presidente del Consiglio, che però sta affrontando facendo affidamento soprattutto sulle proprie abilità. La Merlino infatti poi ha aggiunto, lei è la prima donna a Palazzo Chigi ed è fiera e fragile. Per poi aggiungere, ha gli occhi puntati addosso e gestisce una vita privata complessa. Ogni giorno ce n'è una e intorno non ha l'Accademia della Crusca sottolineato. Meloni che racconta cosa prova, frantuma l'immagine granitica e spiega quanto le sia costata la cavalcata gloriosa, sarebbe l'intervista del secolo. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.